di Casa Rossa con grande successo, ma vedo che anche qui oggi siamo abbastanza numerosi. C'è tanta storia da raccontare del Bar Mock, specialmente nell'anniversario del suo fondatore. Sono passati 119 anni dalla nascita. Sì, e 92 anni dalla fondazione del Bar Mock. La presentazione è in questa piazza, Francesco Bellusci, che per noi come famiglia Cortese era il prolungamento del Bar Mock, prolungamento considerato il Bar Mock, e questa piazza era come prolungamento della nostra famiglia, perché il tempo lo passavamo nei momenti liberi intorno a questa piazza, specialmente quando ero ragazzino io, i giochi erano in questa piazza. Non potevo allontanarmi al di là della palestra. Mio padre mi aveva ordinato questo, perché qui in fondo c'era la Camera del Commercio, una costruzione, e ogni tanto mi si affacciava da questa porta per vedermi se avevo rispettato le consegne, altrimenti non mi faceva più giocare. Quali sono i ricordi più belli legati al Bar Mock? Sono tanti i ricordi, particolarmente quando rinnovava il bar, nelle varie vicende storiche in cui rinnovava la vetrina, la mostra, il bancone, eccetera, ed era un momento di festa per la famiglia, perché il bar veniva rinnovato adeguato ai tempi. Erano questi i momenti più soddisfacenti, pure per mio padre, glorioso di vedere il suo bar sempre all'altezza dei tempi, e noi godevamo della sua felicità. Oggi come è cambiato il Bar Mock e la società di Crotone? Sul piano antropologico è cambiato molto, anche nella frequentazione, perché prima, come dicevo altre volte, sui tavolini nel bar frequentavano, la frequenza era soltanto da persone adulte, d'estate con i tavolini fuori all'aperto dalle famiglie, no? Con i dolci tradizionali di tradizione dell'arte napoletana e siciliana, va bene? Sia pasticcere che gelatiera. Oggi come oggi è cambiata, perché non ci sono più le famiglie attorno ai tavoli, ma ci sono tanti giovani, tanti ragazzi, che vengono e consumano e vanno via, e con questo, con questa nuova frequenza è cambiato anche il gusto, e quindi il Bar Mock si è adeguato ai nuovi gusti della pasticceria e della gelateria, pur mantenendo la vecchia tradizione, cioè i gelati e la pasticceria, diciamo antica, tradizionale, aggiunta con le nuove, con la nuova preparazione gelateria e di pasticceria. Cioè, ha saputo coniugare Luciano il passato e il presente nella tradizione dolciaria, e questo va a suo vantaggio, perché così proietta il Bar Mock sempre nell'attualità. Ad oggi qual è l'augurio per il Bar Mock? Di continuare ad essere sempre adeguata ai tempi e di coniugare sempre immancabilmente tradizione, innovazione, pur con la qualità dei prodotti, perché non avrebbe senso altrimenti. La base di tutto è la qualità e l'accoglienza. Felice di presentare questo libro? Certamente, anche in questa data, che per noi è una data, non solo per me, per Luciano, per tutta la famiglia Cortese, è una data storica, una data simbolo per noi, perché col Bar Mock è fiorita la nostra famiglia, tutti quanti. Senta, preside, 92 anni sono tanti, cosa racconta questo esercizio commerciale? Ma racconta la tradizione, racconta le origini, come dire, il villaggio vivente nella memoria che ogni crotonese può ritrovare, perché oltre a essere un libro che parla del Bar Mock, è un libro che attraverso una stesura storico-biografica ripercorre le tappe più importanti a livello economico, sociale, antropologico, i riti, i miti di Crotone. Qual è uno di questi miti? Ma senz'altro, nei riti di fondazione, come pure diciamo delle poleis greche, come pure di un esercizio commerciale, c'è un certo simbolismo alchemico di cui ci parlano tanti antropologi. Ritengo che la figura di Don Ciccio Cortese, come è passato alla storia, rappresenti una grande qualità e un grande valore aggiunto nella capacità imprenditoriale, che oggi è una delle competenze più richieste dall'Europa, l'entrepreneurship. E lui, praticamente, in una società praticamente immobile, governata dal latifondo, superando ben due guerre mondiali, una pandemia gigantesca come la spagnola, è riuscito comunque, da self-made man, a realizzare il suo sogno, che ancora oggi è alla quarta generazione, quindi gli sopravvive, e gli sopravvive bene. E poi il Bar Mock racconta soprattutto la città di Crotone.
Esattamente, vi è un rapporto di quasi osmotico tra il bar e la città. Si può dire che anche a livello di struttura narrativa il bar rappresenta la vetrina attraverso cui leggere la città, decifrarla, codificarla, ma rappresenta anche quella tensione naturale che tutti noi, anche da bambini, provavamo verso le Lecconi, i Dolciumi. Ricordiamo anche in letteratura la Madeleine, ricordiamo nei film, ad esempio C'era una volta in America, c'è un bellissimo episodio che rappresenta questo ragazzo pazzi che deve comprare una Charlotte russa e alla fine quella Charlotte non riesce più a avere la funzione originaria perché viene mangiata per la golosità da pazzi. E tutti noi nel nostro intimo cerchiamo di ritornare all'infanzia e ai nostri ricordi.